Allora, SPID, sistema unico di identità digitale del sistema Paese Italia, un unico meccanismo di autenticazione a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, ma anche dei privati, con un'unica chiave d'accesso a tutti i servizi, con livelli di sicurezza uniformi e standard per tutti. Ci sono varie modalità per ottenere SPID, ad esempio può venire in Camera di Commercio e all'ufficio di certificazione digitale e ottenere SPID direttamente. Se si è già in possesso di un'identità digitale, ad esempio una carta nazionale di servizio, una firma digitale, è sufficiente venire con quelli insieme a poter disporre di un indirizzo di posta elettronica e uno smartphone dove poi viene generato l'OTP, che è il secondo fattore di autenticazione di SPID. Altrimenti è sufficiente venire di persona con la carta d'identità valida, la disponibilità di un indirizzo mail e di un cellulare e il codice fiscale. Un po' dipende, ma insomma trae dai 5 al quarto di minuti a un massimo un quarto d'ora. Lo SPID per le persone fisiche è lo stesso per tutti. Il senso dello SPID è identificare la persona, quindi rispondere alla domanda chi, con certezza giuridica, chi c'è dall'altra parte del web. Se una persona fisica, quindi un cittadino, ha anche cariche di imprese o è rappresentante di un'impresa, attraverso diciamo, i dati del registro delle imprese è possibile entrare nei servizi della pubblica amministrazione e operare per conto delle imprese. I servizi online accessibili con SPID ci sono, ad esempio, quelli del sistema camerale, quindi tutti i servizi SUAP. In Italia ci sono 3.500 SUAP gestiti dalle Camere di Commercio ai quali si accede con SPID. I servizi di fatturazione elettronica, il registro dell'alternanza scuola-lavoro, in cui le imprese possono proporre dei percorsi di alternanza scuola-lavoro alle scuole e agli studenti, l'accesso agli atti depositati, quindi tutto il tema delle cartelle esattoriali, e poi altre pubbliche amministrazioni, tutti i servizi dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, anche in Regione Friuli ci sono molti servizi ai cittadini e alle imprese accessibili con SPID.